Buonasera a tutti e ben ritrovati come ogni martedì per il nostro consueto spazio dedicato agli stati generali delle donne. Come ogni martedì sera, con me a condurre questa serata c'è Isa Maggi. Isa, ciao e bentornata. Ciao Marzia, grazie e buonasera a tutte e a tutti. Allora, Isa, Stasera questa siamo sera. una delle donne che ce l'hanno fatta, quindi. Esatto. Ci hai portato una donna che ce l'ha fatta, quindi ti lascio la possibilità di presentarla subito. Entriamo subito nel vivo della serata con la nostra ospite. Grazie, questa trasmissione, questa rubrica ci dà la possibilità di scoprire all'interno della nostra provincia un ricchissimo tessuto fatto di donne che si intrecciano fra di loro e che sono davvero portatrici di grandi valori e che a volte così rimangono a volte nascoste, a volte no, ma è bella questa idea di poterle mettere in relazione, in rete, comunque parlare di loro, perché diventano anche degli esempi, quello che si dice dei role model. E quindi stasera con noi c'è una delle donne che ce l'hanno fatta, si chiama Loredana Longo, la conoscete? È stata già. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie per l'invito. Grazie Isa, come sempre gentilissima. Grazie a te Loredana di essere con noi. Allora, ti presento per dire che sei una delle donne che ce l'hanno fatta, premiata all'Università di Pavia in Aula Foscolo. Sei stata simbolo anche di un'attività tua particolare che poi ci racconterai. Sei stata sindaca a Gagliavola, uno dei paesi più piccoli della Lomellina. E però all'interno di questa esperienza hai portato una ricchezza di attività che veramente è incredibile, che stasera racconteremo perché bisognerà continuare in questa direzione. Innanzitutto tutto il lavoro fatto appunto per i ragazzi, le ragazze, l'ambito che hai costruito davanti alla RSA con quel piccolo parco che però è stato un momento di grande socializzazione. Lì dentro hai inserito una panchina rossa. Poi hai aderito prima in Italia, questo lo dobbiamo dire perché il Comune di Gagliavola con Loredana Longo ha aderito per prima in Italia al progetto nazionale La Città delle Donne. Ecco, questa cosa è stata portata a Matera a gennaio 2019 durante la capitale europea della cultura, quindi in un ambito davvero internazionale. E quindi io do la parola subito a Loredana. Perché così lei ci racconta la sua esperienza appunto come sindaca, come amministratrice di questo piccolo comune e vorrei far emergere la sua concretezza, la sua capacità di stare vicino alle persone del suo paese. Prego, Loredana. Grazie, sempre gentile, come dicevo prima. Gagliavola è effettivamente veramente un piccolo paese, però ha tanto da dare e quindi io ci ho creduto e quando mi sono candidata per la prima volta ho perso, quindi ho fatto i miei 5 anni di minoranza come tutti, ma li ho fatti comunque con orgoglio, con la voglia di continuare a crescere, di imparare, di arrivare a fare magari qualcosa che poteva fare appunto emergere tutte le caratteristiche, tutta la bontà che c'è anche nel mio piccolo paese. E la volta successiva, appunto, mi sono ricandidata e sono stata eletta sindaco. Quindi ho cercato prima di tutto di capire come funzionava la politica, no? Perché quando la vedi dalla televisione è tutta una cosa diversa, poi quando arrivi nel concreto capisci come funziona davvero una macchina amministrativa e capisci che magari i soldi che arrivano non li puoi usare come credi, quello che c'è è destinato solo a un certo tipo di attività che magari non è quella che ti servirebbe in quel momento, no? Attivare. E nella prima occasione che c'è stata poi invece di ottenere dei fondi che potessero servire appunto a dare risalto al mio piccolo paese, ho pensato di utilizzarli per non solo abbellire, diciamo, una parte degradata quest'area, questa zona era proprio un piano di lottizzazione semi-abbandonato, nonostante ci avessero investito parecchi soldi, ma ho pensato di dargli un senso, dargli un significato. E quindi ho dedicato quest'area creando questa piazzetta, 8 marzo, dedicata alle donne. E grazie anche all'aiuto di Isa e dei ragazzi dell'istituto appunto artistico abbiamo creato questa piazza, abbiamo progettata, abbiamo inserito la panchina rossa, anzi 2 panchine rosse, una panchina tricolore e poi abbiamo realizzato anche un piccolo parco giochi, un'area dove
davanti anche appunto a una RSA, perché doveva essere un luogo di incontro per tutti, giovani, anziani, tutto ciò che rappresenta il tessuto sociale, e soprattutto doveva dare il messaggio contro la violenza sulle donne e soprattutto di unità, perché insieme ci si lotta, magari ci si scontra anche, però ci si può arrivare a grandi risultati. Insomma, questa è una cosa molto, molto importante che hai deciso di fare anche con questo occhio attento ai luoghi, per riqualificare luoghi che hanno bisogno di una nuova immagine. Ma la tua storia è una storia particolare anche perché tu non soltanto sei stata sindaco e hai quindi cercato di lottare per il tuo paese, lottare per le donne, ma tu hai anche un'altra battaglia che stai portando avanti, per la quale hai fondato un'associazione. Ce ne vuoi parlare? Beh, io l'hanno fondata degli amici della mia amica Marina Romoli. Marina è una ex ciclista professionista che ha avuto un incidente stradale anche lei, mentre si stava allenando ed è rimasta paralizzata esattamente come me. Io nel 2001, in uno stupido incidente d'auto con mia mamma, purtroppo ho perso l'uso delle gambe e ho riportato una lesione spinale. Fin da subito ho cercato di capire come poter supportare la ricerca di una cura, perché al momento una cura non esiste. E quindi insieme a Marina abbiamo deciso di non fondare un'ennesima associazione, ma di unire le forze e tra donne, insomma, lottare per supportare appunto questo grande obiettivo. Lei aveva dalla sua un sacco di amici ciclisti professionisti, tra cui Pippo Pozzato, ad esempio, no? E io invece ho cominciato a frequentare il circuito di Ottoviano e lì ho incontrato tantissimi motociclisti appassionati di sport che mi hanno dato una grande mano, e appunto unendoci abbiamo creato una sinergia unica, grazie anche ai fratelli Gualini di Ottoviano che ci hanno prestato il circuito. Abbiamo realizzato delle feste, abbiamo raccolto fondi che poi sono appunto stati destinati alla ricerca della cura di una lesione spinale e anche a persone che invece hanno avuto appunto, avevano l'esigenza, magari chi aveva bisogno la mentoniera, delle piccole cifre insomma per aiutarli. La Marina Romoli Onlus appunto è la nostra associazione, come vedete poi qui invece c'è la prima, diciamo, delle altre mie battaglie, che è stata quella di creare un gruppo che si chiama The Cure Girls, e è formato da ragazze come me e Marina, ma di differente nazionalità, anche loro appunto sulla sedia a rotelle. E quindi ogni tanto ci uniamo, una volta siamo a Londra, una volta siamo a Milano per una manifestazione, poi appunto eravamo a Londra, questa è la mia amica Lolly, e cerchiamo di incontrare proprio i ricercatori, andare a vedere nei laboratori, informarci su quello che stanno facendo e poi andiamo poi a finanziare dei progetti. Come vedete nella sezione fondi erogati potrete vedere quanti soldi abbiamo già stanziato in pochi anni. Tutti i fondi appunto raccolti grazie ai nostri testimonial che tanto ci aiutano. Purtroppo questo è, ecco, come vedete appunto, sono delle belle cifre. Negli ultimi anni purtroppo adesso ci siamo dovuti fermare a causa Covid, ma ritorneremo più forti che mai. Un'altra delle cose che abbiamo fatto, nelle foto che avete visto, sono progetti nelle scuole. Io sono stata nelle scuole della Lomellina per parlare di sport e di praticarlo in sicurezza, per evitare appunto incidenti e soprattutto supportare quei ragazzi che invece non riescono a evitarli, come è successo a me, no? Ad esempio. E quindi questi sono progetti molto importanti, e grazie appunto alla quale anche i ragazzi hanno conosciuto qualcosa che magari non sapevano appunto esistesse, come purtroppo la lesione spinale, cose che non si riesce purtroppo a evitare tante volte. Com'è stata l'esperienza nelle scuole? Come si sono relazionati con te i ragazzi? I bambini, perché le maestre cercavano di evitare che facessero delle domande, cioè loro facevano le loro cose, quindi la spontaneità dei bambini è molto più facile della nostra, no? Anche di fronte a cose difficili come la disabilità. Sì, ma infatti magari appunto le maestre gli avevano preparato le domande da dire, no? Invece poi loro dicevano le cose giuste, perché le domande erano finché banali, quelle preparate, invece quelle dei ragazzini erano veramente intelligenti.
Abbiamo avuto più di 800 bambini che hanno partecipato a un'ultima edizione di Praticate Sport in Sicurezza, con disegni, poesie, fotografie, di tutto, insomma, mi ha fatto veramente tanto piacere. E quindi la frontiera, diciamo, della ricerca, proprio per un aggiornamento, ne abbiamo parlato qualche volta, no? E quindi c'è qualche modalità, qualche metodo, anche in base alle ultime scoperte, che possono comunque indurre all'idea che una speranza ci sia? Beh, è stato dimostrato che la rigenerazione del midollo si può fare, ecco. Il problema è che non è come se fosse un grande puzzle fatto da tanti pezzi, no? Bisogna riuscire a mettere il tutto al posto giusto. E adesso si punta molto sulla genetica, no? Riuscire a capire come fare in modo che si possa ricostruire, no? Aiutare perché non si capisce per quale motivo non si riesce a rigenerare il midollo, no? Mentre altre cose, altri tessuti facili da rigenerare. Speriamo, insomma, confidiamo. La speranza è l'ultima a morire. Assolutamente. Ma ritornando proprio alla tua esperienza sulla Lomellina, che è un territorio davvero incredibile dal punto di vista delle bellezze naturalistiche, noi abbiamo più volte visto, anche con le altre attività fatte con Tina Magenta, il gruppo, insomma, degli Stati Generali delle Donne, c'è comunque un problema, diciamo, di carattere ambientale che non si riesce a risolvere. Forse voi lì sul territorio di Gagliavola non così tanto, perché è un territorio piccolo, comunque molto valorizzato. Io ho votato contro una discarica a Gagliavola. Ecco, magari parliamo di queste cose dell'ambiente, perché ho letto di recente anche queste attività che si stanno svolgendo, insomma, società che vengono messe in liquidazione, non restituiscono le quote sociali, nessuno controlla, e c'è un problema anche di raccolta dei rifiuti, no? Adesso com'è? Il nuovo sindaco, la nuova gestione, tu non sei quindi nel consiglio comunale in questa... No, con il lavoro poi ho dovuto scegliere, insomma, con tante cose che faccio, dopo i 5 anni ho detto, dopo i 10 anni in amministrazione, per la verità, ho lasciato il passo a un'altra signora, un'altra donna però, così almeno Gagliavola si dimostra, come si dice, avanti coi tempi, almeno quello. E quindi questa nuova sindaca continuerà il progetto della città delle donne, secondo te? Secondo me sì. Bisogna solo riuscire a spiegarle bene come fare, perché lei è sicuramente una persona che ha voglia di fare. Poi è un pochino, diciamo, più... Non guida la macchina, quindi insomma è un pochino più in difficoltà da questo punto di vista, però sicuramente è molto volenterosa. E invece, tornando all'ambiente, alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente, cosa ci racconti per la Lomellina? Io ho fatto delle grandi battaglie. Ho iniziato con una discarica di rifiuti inerti che volevano piazzare qui a Gagliavola, ho iniziato con quello, sono partita con un pullman, no, la discarica. Poi abbiamo avuto l'impianto dei fanghi, anche lì molto un'altra battaglia accesa. Adesso c'è questa questione della raccolta dei rifiuti che mi preoccupa abbastanza, ma mi preoccupava già quando ero sindaco, infatti avevo sollevato più volte la problematica. Purtroppo il mio era un paese piccolo, no? E quindi nel momento in cui si deve andare a fare certe azioni bisogna essere incordata, diciamo così, no? E quindi non ho avuto abbastanza supporto, diciamo, per poter nel mio ambito riuscire a fare qualcosa più di concreto. Questo è un rammarico, però, devo dire la verità. Quindi ti dai delle chance ancora per le prossime volte, nel senso che io non credo tu sia una che molla la politica, cioè in senso di amministrazione. E quindi io alla fine lo so che ce l'ho dentro, la passione per questa cosa, mi piace, però devo anche poi scegliere tra la salute, la famiglia e tutto il resto, quindi... Sicuramente il lavoro, la famiglia e tutto, devo riuscire a conciliarlo. Non manca sicuramente la volontà e la passione nelle cose, questo sì, è vero. Ma quando parlavi prima della questione dei rifiuti, in che senso hai dovuto combattere anche su questo? Perché non siete riusciti ad attivare la differenziata? Beh, ad esempio, da me no.
Ma non è tanto per quello, perché i costi comunque erano veramente alti per poterlo fare, no? In un paese piccolo come il mio. E vedevo anche come veniva invece svolta nei paesi limitrofi. Non uscivi, non si capiva per quale motivo invece di diminuire i costi aumentavano. E quindi era una questione che dicevo, c'è qualcosa che non è fatta nella maniera corretta, probabilmente, non lo so. Era, cioè, anche proprio il tipo di servizio, no? Io non posso criticare il lavoro degli altri perché non lo conosco, però mi rendevo conto che c'erano alcune volte in cui bisognava andare a interpellare altre aziende, quindi vuol dire che non riesci ad essere autonomo da solo, no? E quindi qualcosa non funzionava, ecco, questo era Certo. chiaro, qualcosa non funzionava. Anche semplicemente attivare uno scarrabile diventava un costo incredibile. In un paese come il mio voleva dire dover affittare una volta al mese un servizio, chiamiamolo così, in cui ti venivano a portare il semplice grande bidone dove tu andavi a mettere tutte le cose da portare via, no? Con un costo che non era sicuramente irrisorio per un paese piccolo. Penso sui 350 euro, però appunto tutti i mesi diviso e non faceva comunque il servizio corretto. Che era un servizio che doveva essere dato poi al cittadino, no? Non avevamo la piazzola ecologica, abbiamo cercato di unirci con gli altri comuni per farla, però alcune cose non mi sono riuscite, diciamo così, non mi è andata, non ho fatto tutto proprio come avrei voluto, ecco. O meglio, ci ho provato, ma non ci sono riuscita. Ci sono ancora Invece battaglie da portare avanti. Vai, tante. vai, Nel Isa. rapporto con gli altri sindaci però hai fatto una bella rete, perché ho visto in varie occasioni che sei riuscita a mettere in piedi attività congiunte anche con altri comuni, no? Quindi anche i sindaci degli altri comuni, pur essendo uomini, hanno comunque apprezzato moltissimo il lavoro che tu hai fatto, perché ti No, sei su spesa questo senso, molto. mi sono destreggiata abbastanza, soprattutto con i sindaci uomini era più semplice, forse perché mi davano un pochino più di retta, ma non perché fosse chissà cosa, ma perché mi ascoltavano, devo dire la verità, mi ascoltavano. Con le donne ogni tanto qualcosa non andava, ma per il resto, vabbè, è normale. Tu lo Va sai, bene, Isa. passiamo, Bravo. lo so bene. Abbiamo parlato molto e sappiamo tutte queste cose, però a me piacerebbe molto che tu potessi ritornare a fare, diciamo, l'attività dell'amministratrice, perché hai fatto un lavoro incredibile, sei stato un esempio. E quindi io vorrei che adesso come ultima domanda, che appunto lascio la parola a Marzia, però mi piacerebbe parlare un po' del futuro, nel senso che come messaggio anche alle giovani donne come te, che in qualche maniera devono assumersi responsabilità e quindi darsi da fare per cercare di cambiarlo sto mondo, no? Oggi Esatto, sulla Repubblica. nessuno lo fa per noi. Se non ci applichiamo in prima persona, nessuno lo fa per noi. Io sono convinta di questa cosa. Infatti, quando mi ci metto anima e cuore per questo. Perché se io non sono la prima a crederci, perché gli altri dovrebbero credere in un mio sogno, in un mio obiettivo? Devo dimostrare che quello che penso, che quello che vorrei realizzare è una cosa davvero importante. E quindi mi ci devo mettere. E spero che questa passione, questa voglia riesca poi appunto a essere trasmessa anche a altre persone per poi riuscire a fare squadra e riuscire a realizzare questi grandi obiettivi comuni che abbiamo. Eh sì, questa è una cosa molto vera che hai detto, perché per essere trascinatrice devi ovviamente prima credere tu in quello che stai facendo. Isa, stava anticipando appunto la domanda: quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Sicuramente quello della ricerca e parallelamente Quindi nella politica, anche se hai detto che per ora stai dietro le quinte, che devi dedicarti ad altro, però diciamo che sono ho certa che una proposte come te lavora lo stesso, no? di Perché mi sembri proprio una cittadina molto attiva. una serie di proposte da vari lati, però insomma sto vagliando bene perché appunto come dicevo prima mi piace fare le cose in cui credo e con persone che hanno gli stessi obiettivi. Quindi, cioè, il mero e semplice esporsi solo per apparire o solo per prendersi una poltrona non ha senso per me. Ha senso solo se hai un obiettivo e sei con persone che hanno il tuo stesso obiettivo per poterlo realizzare. Se no è compromesso ed è inutile, insomma.
E quindi vaglio un po' le cose e aspetto i tempi giusti. Credo che sia questa la soluzione migliore. Nel frattempo, comunque, lavoro. Senti, una domanda per mia curiosità personale, visto che prima dicevi che quando hai incominciato ad entrare in politica sei entrata in un mondo che ancora non conoscevi, che era diverso da quello che si vede in TV. Qual è stata la cosa che ti ha colpito di più negativamente e positivamente? Cioè una cosa che non ti aspettavi proprio e con la quale hai dovuto fare i conti? La burocrazia l'ho sempre pensato come un problema, no? Però pensare che quando tu sei un amministratore e hai magari soldi, nel senso che il mio comune era piccolo, però non era messo male, diciamo, aveva la possibilità magari di investire qualcosa per abbellire la strada piuttosto che mettere una videocamera in più, ma certi soldi non si potevano utilizzare perché c'era il patto di stabilità, perché c'erano una serie di regole che ti impedivano, per assurdo, questa è una cosa che veramente mi ha, cioè, tu non potevi fare la manutenzione ordinaria, però se volevi, se succedeva qualcosa, potevi utilizzare subito i soldi per l'emergenza. Naturalmente avresti usato il doppio dei soldi o il triplo, avresti prima avuto il problema, invece di poterlo prevenire, no? Con una semplice manutenzione ordinaria, magari, ma non avevi la possibilità di farlo. E questa cosa mi ha lasciato veramente, dice, ma è possibile? Perché? Perché non ha senso logico, vuol dire non avere una visione lungimirante delle cose, vuol dire che siamo sempre un paese in emergenza ed è sbagliato. Perché non abbiamo una visione delle cose, o se ce l'abbiamo, cerchiamo di fare le cose a breve termine per solo per farci vedere che le abbiamo fatte, no? Quindi non. La politica, il brutto della politica è questo, no? Tu hai 5 anni, allora devi far vedere che hai fatto tante belle cose in questi 5 anni. Però magari ci sono dei piani che hanno bisogno più tempo per essere realizzati e vengono scartati perché non ti portano alla fama, la portano alla prossima rielezione. E io non sono fatta così. Mi piace impegnarmi. Secondo te lo sguardo, diciamo, femminile sulla gestione della cosa pubblica è diverso? Io credo di sì. Io credo che esista come siamo in grado di gestire le case, le famiglie, di tirar su figli, di fare quello che negli anni abbiamo fatto probabilmente anche in politica. Secondo me, adesso a parte alcuni casi, però io ho visto una gestione della cosa pubblica dalle parti delle donne buona, no? Nel senso, molti buoni obiettivi, molti obiettivi realizzati. L'unica cosa è che, come dicevamo, no? In politica questa specie di soffitto di cristallo, no? Ti devono mettere in un posto dove servi per fare la statuina, ma non servi per parlare troppo, no? In alcuni punti, no? Non devi andare più in là. Le famose quote rosa, eccetera, no? Non sono mai usate o almeno in molti casi non sono usate come dovrebbero, a mio parere. Ma è anche un problema di donne che non ce la fanno proprio a rientrare, perché penso al fatto di non avere magari l'asilo nido che ti possa davvero aiutare nella gestione del lavoro, della famiglia, il fatto che ti sia caricato tutto addosso, il fatto che devi avere questo compromesso magari, perché naturalmente arrivi a casa, uno lavora, l'altro lavora, chi è che dei due deve mollare, no? La donna. Non so perché c'è questa massima, ancora questa visione, no? Perché se tu fai qualcosa di più del tuo compagno, lo stai, diciamo, sottovalutando, lo stai mettendo in ridicolo, cioè, tutte queste cose, la visione veramente. Però Oppure purtroppo ancora è. oggi su Repubblica, la Repubblica di oggi riporta un articolo di Gentiloni ieri che ha partecipato a un incontro di genere per quanto riguarda l'uso del Next Generation EU e dice, insieme ad alcune politiche trasversali, quindi da Mara Carfagna, Valeria Fedelia, quindi un insieme di donne parlamentari che mandano avanti un manifesto per affrontare la questione femminile. Ecco, io ho avuto non solo io, evidentemente, ma tutte noi che stiamo lavorando anche in maniera, diciamo, proprio specifica, studiando, la questione femminile non ci appartiene, noi non siamo una questione, noi siamo, non siamo un costo, no? Questa è una delle battaglie che bisognerà fare tutte insieme, perché se cominciamo anche a produrre l'idea che come c'è la questione meridionale, c'è anche la questione femminile, vuol dire portare avanti uno stereotipo
ci affosserà sempre di più. Noi non siamo un costo, ma siamo un investimento, e anche per questi fondi che arriveranno dal Next Generation EU lo dobbiamo vedere così. Non deve essere, questo è un po'... Non deve essere una... Infatti io spesso e volentieri la questione delle quote rosa la vedo come... No, ve le diamo perché almeno vi permettiamo di arrivare a... Cioè, contentino. Contentino è, parliamone. Poi il problema è sempre lo stesso. Le donne che hanno voglia di fare dovrebbero essere messe in condizioni di poterlo fare, sì, ma non per darci il contentino, ma riuscendo a fare delle politiche che permettano davvero una parità di genere, ma nel senso vero della parola, non quello che tutti vengono a villantare, no? Siamo tutti uguali, parità dello stipendio, e questo qua non è vero niente, perché anche a parità dello stipendio, diciamo, come si può dire, nella busta, no? Perché tu sei messa in quella categoria, ma spesso e volentieri poi tu arrivi a un punto e non riesci più ad andare su. O ti metti da su o ti metti in proprio, ma comunque riescono a cercare di affossarti, no? Perché tu sei una donna, allora devo venire a manipolarti, devo venire a fare questa qui, sai, non so se mi è mai capitato, hanno le loro cose, quindi sono umorali, no? Bisogna prenderle nella giornata giusta, tutti questi stereotipi, no? Invece, semplicemente, quando ci fanno incazzare, lo diciamo, che è giusto così. Perché bene, poi, grazie di questa conversazione, è stato un piacere averti qui con noi, sei davvero un esempio per tantissime donne, e noi speriamo davvero che tu ti rimetta nella politica, ma già quello che stai facendo è tantissimo, e quindi siamo con te. Grazie Loredana, grazie, di cuore. Grazie a voi. Grazie per essere stata con noi. Buona serata a tutti, noi ci ritroviamo come sempre martedì prossimo. Grazie.